Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: emergono nuovi altarini circa il siluramento di Barbara D'Urso da Canale 5. L'ex dirigente vuota il sacco su di lei. La conduttrice partenopea si trova da giorni al centro di un'accanita bagarre mediatica, innescata dal comunicato stampa di Mediaset che ne annunciava l'epurazione da Pomeriggio 5. La nota ufficiale spiegava che i vertici di Cologno Monzese e Barbara D'Urso stessa sarebbero giunti ad un accordo consensuale, ma che avrebbero valutato la possibilità di ulteriori collaborazioni a seconda dei nuovi piani editoriali approvati dall'emittente. Dopo un preoccupante silenzio, Barbara D'Urso ha rilasciato un'intervista incendiaria, in cui demoliva completamente la versione fornita dal direttivo del Biscione. La mattatrice non avrebbe infatti siglato alcun accordo con Mediaset, e le sarebbe stato persino impedito di congedarsi degnamente dall'affezionato pubblico. In effetti, durante i saluti finali nella chiusura di stagione di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso aveva salutato calorosamente gli spettatori, promettendo loro un puntuale ritorno sugli schermi a settembre. Qualche giorno dopo, invece, è scoppiata la bomba. Oltretutto, Pier Silvio Berlusconi ha rimbeccato le dichiarazioni rese da Barbara D'Urso nell'intervista con ulteriori precisazioni. Barbara D'Urso detronizzata, il commento di Pier Silvio Berlusconi. In occasione della pubblicazione dei palinsesti, l'imprenditore ha annunciato che Mirta Merlino prenderà il posto della conterranea a Pomeriggio 5, e che l'intenzione dell'emittente è quella di imprimere al programma un timbro orientato al giornalismo sui temi della cronaca e dell'attualità. Pier Silvio Berlusconi ha inoltre commentato l'uscita di scena di Barbara D'Urso. Lei è venuta a chiederci, prima della fine del contratto, un rinnovo e una garanzia su un prime time da fare all'anno. Noi oggi queste garanzie, se non c'è un prodotto che è stato individuato, non le diamo più. Da quel momento ci siamo resi conto che, per Barbara, Pomeriggio 5 era una gabbia, anche un po' stretta. Ma nelle ultime ore un ex dirigente di Mediaset ha fornito la propria versione circa la cacciata di Barbara D'Urso da Canale 5. Si tratta di Luca Tiraboschi, ideatore ed autore di numerosi format del Biscione. Dopo aver incensato l'operato del giornalista Mario Giordano, definendolo il miglior professionista attualmente in circolazione, Luca Tiraboschi ha affrontato lo spinoso Barbara D'Urso Gate ai microfoni di TV Blog. La D'Urso è una fuoriclasse ma, a differenza degli altri numeri 1, si è circondata per lungo tempo di gente non alla sua altezza. È un mio parere, sia chiaro, ho scoperto che da qualche tempo presta, Lucio, N. D. R., ha cominciato a curare i suoi interessi. È un bene. Sono convinto che le cose per lei cambieranno in meglio. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.